In un cineteatro che aveva già visto aprire la sua campagna elettorale, Roberto Mutalipassi ha provato a serrare i ranghi in vista del rush finale. L'appuntamento originariamente previsto in piazza è stato spostato a causa del maltempo, per una capienza di 500 posti, a dire il vero nemmeno pienamente occupati. Con lui l'intero establishment del PD locale, dal segretario agropolese Modestino Rosiello a quello provinciale Enzo Luciano, al presidente della provincia Michele Strianese, ai sindaci del comprensorio guidati ancora una volta dal sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri. A concludere con un ultimo appello a sostegno della filiera istituzionale il vice capogruppo PD alla Camera dei Deputati Piero De Luca. Questa sera, salvo condizioni meteo avverse, Mutalipassi ha confermato la sua presenza per l'appello al voto fissato alle ore 21. Siamo stanchi ma siamo felici, siamo entusiasmati, vediamo tanto quello d'attorno, tanto entusiasmo attorno e voglio ringraziare pubblicamente l'onorevole De Luca che ci ha onorato della sua presenza e del suo sostegno qui stasera. Chiedo ai cittadini di Agropoli il 12 giugno di fare una scelta di responsabilità, di votare il sindaco ideale, di votare il sindaco capace, competente, determinato, che saprà riportare entusiasmo, sviluppo socio-economico alla città. Votate Roberto Mutalipassi. La sensazione è positiva, ovviamente si potevano evitare un po' di cadute di stile perché poi le campagne elettorali sono sempre belle, è un confronto di idee, di programmi, poi è bello incontrare la comunità, incontrare la gente che vuole avere una speranza, vuole capire che cosa accadrà nella propria città, nel proprio territorio. Però tutto sommato, bene che finisce, bene che poi si ritorni alla normalità e si inizi a lavorare perché ci sono tanti bisogni che aspettano risposte e soprattutto, ci sono, tantissime occasioni che non bisogna perdere come territorio, come città e tutti quanti poi al di là dei risultati, ma io mi auguro che vinca Mutalipassi, si possa trovare la sintesi per andare avanti e per trovare le soluzioni ai tanti problemi e organizzare le tante risorse che abbiamo, che sono davvero straordinarie. Sono qui a sostegno della candidatura di Roberto perché è un amministratore che ha fatto valere già in questi anni le sue capacità, e può mettere ancora di più al servizio di una comunità che negli anni passati ha avuto uno sviluppo straordinario. Agropoli è diventata una città negli anni punto di riferimento per lo sviluppo urbanistico, architettonico e ha creato un senso di comunità davvero importante. È un comune cerniera per il Cilento e per tutto l'intero territorio di Area Vasta, per cui noi contiamo di dare continuità e ulteriore slancio e rilancio al lavoro portato avanti negli anni passati con Roberto Mutalipassi in rete con tanti amministratori capaci del nostro territorio, c'è qui il presidente della provincia, il sindaco emerito, sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, davvero c'è una rete forte e importante, dobbiamo continuare a dare slancio per ulteriori progetti di sviluppo di Agropoli e dell'intero territorio. Guai a isolare Agropoli, guai a staccarlo da questo progetto diciamo, virtuoso che negli anni è stato portato avanti in questo territorio. Nel corso di questa campagna elettorale è stato però oggetto di critica proprio la rivendicazione di una filiera istituzionale per garantire i finanziamenti. Rispetto a queste critiche, come risponde? Ma io credo che sia un dovere di chi lavora nelle istituzioni aiutare e sostenere tutti i comuni e tutte le amministrazioni locali per mettere al servizio del territorio dei progetti importanti per i cittadini. Credo sia estremamente positivo il lavoro fatto per esempio sulla Posidonia o il lavoro che ha consentito di bonificare la discarica qui vicino o altri interventi con risorse importanti hanno consentito di portare avanti progetti nel settore scolastico, delle infrastrutture, della mobilità, della scuola, delle politiche sociali. È il dovere e il lavoro che ogni amministratore deve fare e questo vale su tutto il territorio della provincia di Salerno, della Campania, ma su tutto il territorio nazionale. Chi fa politica a livello nazionale o nei vari livelli istituzionali deve aiutare e sostenere soprattutto gli amministratori locali ed è quello che facciamo ad Agropoli e continueremo a fare in tutto il nostro territorio.